screensaver. Per prevenire attivamente il cyberbullismo, gli adescamenti ed altre aggressioni digitali usando un approccio un po' fuori dagli schemi che ora andiamo a vedere. Diamo un benvenuto a Zanshin Tech. Perfetto. Iniziamo subito con... C'è la rete? Se non c'è non è colpa mia. È collegato in wifi. Ok. E magari 16 non 15. No, è 15. Sì. Ho riutilizzato. Ok. Allora. Atto, scusate, spegniamo i cellulari. Allora, ci hanno già presentato. Io sono Claudio, COD, lui è Stefano, Stack. E siamo due dei quattro fondatori della prima arte marziale digitale, lo Zanshin Tech. Lo Zanshin Tech è un'arte marziale vera e propria che nasce per educare le persone, si può fare dagli 11 anni in su, all'uso consapevole delle tecnologie. Non è un corso di informatica, non insegniamo conoscenza tecnologica, noi formiamo coscienza tecnologica. Lo Zanshin Tech ha come scopo lo Zanshin, cioè la concentrazione, la mente attenta e concentrata che ha il maestro di arti marziali prima, durante e dopo l'attacco, cioè il qui e ora. Lo scopo è formare guerrieri digitali, cioè persone in grado di muoversi nel mondo digitale riconoscendo gli attacchi, i possibili attacchi che possono subire loro o che possono subire i compagni, gli amici, i parenti, e intervenendo in maniera commisurata a quello che è l'attacco, quindi senza odio, senza aggressività, mantenendo un codice d'onore e un rispetto fondamentale. Infatti le cinque regole che noi applichiamo: la prima è non attaccare, la seconda è il rispetto, e il rispetto poi vedrete si deve a tutti. È un'arte marziale perché fonde quelli che sono gli elementi tradizionali delle arti marziali orientali, quindi appunto rispetto, codice d'onore, la gestione dei flussi, la gestione delle aggressioni, con elementi di cyber security, di OSINT, di profilazione, di autoprofilazione, in modo da riuscire a gestire la propria identità digitale. Come è nata sta cosa? Adesso, questa era l'introduzione, adesso vi spiego meglio. Piano piano capirete di cosa si tratta. È nata 3 anni o meno. 3 anni fa noi parlavamo di cyberbullismo e nessuno ci stava a sentire. Prima di fondare l'associazione Zanshin Tech, che si occupa di Zanshin Tech, io, lui e altre persone ci siamo conosciuti all'interno di un'associazione che faceva Linux e software libero. Avevamo una ventina di scuole, 25 scuole, che servivamo portandogli i computer e costruendogli dei laboratori di informatica. E nel 2013 più o meno abbiamo iniziato a occuparci, due o tre di noi all'interno dell'associazione, che era molto più grande, di cyberbullismo. Volevamo parlarne con le scuole, siamo andati a parlarne con le scuole dicendo: ragazzi, c'è questo problema, sta arrivando, bisognerebbe iniziare a pensarci. La reazione che abbiamo avuto è stata: sì, vabbè, ma in Italia non arriverà mai, figurati. Cioè sì, vabbè, c'è in Germania, c'è in America, c'è in Inghilterra, c'è un po' in Belgio, c'è anche in Francia, ma in Italia non arriverà mai. Quando, dopo 6 o 7 mesi, fine 2013, inizio 2014, i giornali e le televisioni hanno cominciato a parlare di Caterina Picchio, del ragazzo dei pantaloni rosa e di una serie di altri ragazzini e ragazzine che si sono ammazzati per colpa del cyberbullismo, il mio telefono ha cominciato a squillare all'impazzata. E non erano solo scuole di Genova, c'erano anche di Catania, c'erano anche di Roma, c'erano... Mi chiamavano, non so bene come avessero avuto il mio numero. Ah, signor Canavese, venga a farci una lezione. Viene, ci fa una lezione di 1 ora e mezza, sensibilizza i ragazzi al problema. Uno mi ha addirittura detto: viene, così spaventa un po' i bulli, così la piantano.
come se scrivere il fumo uccide sulle sigarette avesse mai convinto qualcuno a smettere di fumare. Ci siamo resi conto che l'approccio non andava bene. Se volevamo cambiare davvero le cose, non semplicemente diventando famosi come quelli che fanno gli incontri nelle scuole parlando di cyberbullismo, ma se vuoi risolvere un problema, prima il problema lo studi, lo capisci e cerchi di capire come fare a intervenire alla base. E il problema alla base è che questi ragazzi, ma anche tanti adulti purtroppo, vanno in rete senza attenzione, senza zanshin, senza focalizzazione mentale. Ok, bisognava cambiare la testa di ragazzi. Come la cambi la testa di un ragazzo di 11-12 anni? Non con un corso in classe di un'ora e mezza. Serve un processo lungo e soprattutto ci siamo detti cosa ha cambiato la nostra di testa. Io ho fatto judo per una vita, lui ha fatto karate, Giovanni anche. Le arti marziali tradizionali hanno un modo di vedere il mondo che ti forma e te lo porti dietro per tutta la vita. Il senso dell'onore, del rispetto, di non attaccare mai per primo, di non rispondere all'odio con altro odio, ma semplicemente accompagnare l'attacco e lasciar perdere. Tutte queste cose potevano essere utilizzate per cambiare la testa dei ragazzi. Allora abbiamo studiato il cyberbullismo con l'idea di dire proviamo ad applicare i metodi delle arti marziali. E abbiamo fatto una cosa molto semplice. Quando non sapete come funziona una cosa, voi cosa fate? La smontate. Abbiamo fatto la stessa cosa col cyberbullismo e con gli adescamenti. Abbiamo preso decine di attacchi, alcune storie che sono famose, altre che ci siamo trovati noi che erano ancora in corso, le abbiamo monitorate. Attraverso una serie di parole chiave si riescono a trovare tutti gli attacchi che ci sono su Ask, su Facebook, su Instagram. Siamo fatti un database di parolacce che era una cosa incredibile. L'abbiamo smontati, abbiamo iniziato ad analizzare questi attacchi e abbiamo scoperto che alla base di cyberbullismo, di adescamento, ma anche di truffe online ai danni degli adulti, di cyber harassment, quindi di ricatti, ci sono sempre le stesse tecniche. 10-12 tecniche che sono sempre le stesse. Allora ecco che avevamo un'arte marziale. Potevamo insegnare queste tecniche, potevamo insegnarle ai ragazzini, insegnare loro a riconoscere queste tecniche e a non dire il mondo ce l'ha con me, ma dire sto stronzo mi sta facendo la tecnica X, perché la tecnica X ha un nome, quindi non la sento più come un problema mio, la espello da me, la riconosco. Dopodiché ci volevano le contromosse. Abbiamo studiato casi che sono finiti bene, abbiamo unito a questi i concetti delle arti marziali, quindi appunto gestione dei flussi, gestione dell'aggressione, lasciar passare l'aggressore, e abbiamo elaborato una serie di contromosse che funzionano. Funzionano in quello che sono le aggressioni digitali, non alla macchina, ma all'essere umano. Quindi noi ci occupiamo di conflitto digitale tra esseri umani. Vi spiego brevemente come funziona una palestra di Zanshin Tech. Noi siamo attivi dal 2014, dal 2015 è attiva una palestra anche a Pavia, qui abbiamo Sensei Rebus, anche lui col bracciale, poi vi spiegheremo cosa sono questi bracciali. Nella palestra funziona così: i ragazzi arrivano, ragazzi o adulti, dipende dal corso, montano i computer, che già è una cosa che molti di loro non hanno mai visto un computer in vita loro, sono abituati col cellulare e quindi intanto imparano un po' come è fatto un computer. Si montano le postazioni, dopodiché si lavora a gruppetti o singolarmente, ovviamente ciascuno evolve coi suoi tempi, non è un corso, non è una cosa che ti spiego una volta come funziona una cosa e do per scontato che poi ti guardi gli appunti. Ci si torna sulle cose, ci si torna in continuazione, ti spiego come tracciare un'email, ti spiego come trovare da un numero di telefono chi ci sta dietro, ti spiego come funzionano le chiamate alle API di Facebook, per cui puoi fare delle chiamate direttamente alle API per vedere delle cose in più e delle cose in meno, ti insegno a fare OSINT su te stesso per capire quali sono le cose che stai pubblicando, o OSINT sugli altri, ma soprattutto, e questo è il core dell'insegnamento, ogni tanto raccontiamo un caso, che è quello che faremo anche con voi domani e dopodomani nei due laboratori, chi vuole venire, un laboratorio sull'adescamento e poi dopodomani un laboratorio sul cyberbullismo. Raccontiamo un caso vero, finito male magari, quindi abbiamo comunque un'educatrice, in quel caso non si montano i computer, si siedono i ragazzi tutti in tondo perché c'è un impatto emotivo molto forte, e raccontiamo la discesa agli inferi di un ragazzino o di una ragazzina che è arrivato a suicidarsi, a togliersi la vita per quello che gli è successo. Dopodiché i ragazzi stessi fanno la timeline, cioè smontano pezzo per pezzo la storia, riconoscono gli eventi salienti e a ciascun evento agganciano quelle che sono le tecniche che loro conoscono e quindi li riconoscono.
oppure i segnali che potrebbero notare negli altri, perché loro si esercitano anche a fare vigilanza nei confronti di amici, parenti, compagni di classe. Essendo un corso di arti marziali, si ripete in continuazione. Parliamo di un attacco, hai trovato una... Ci fermiamo e ricordiamo come si chiama l'attacco, come si fa a fermare, quali sono le contromosse. E si ripetono gli esercizi, anche gli esercizi pratici di tracciare un numero di telefono o qualcosa del genere, finché non diventano automatici. Il tutto condito dalle 5 regole del dojo: non attaccare, mai, rispetto per tutti, compreso il mio aggressore, perché io non lo odio il mio aggressore, non lo voglio distruggere, sennò quello tornerà per farmela pagare. Lo lascio andare, lo convinco che non è il caso di prendersela con me. E poi ciò che si dice nel dojo resta nel dojo, quindi i ragazzini possono parlare dei loro problemi e di quello che gli sta succedendo. Almeno due maestre e tre allievi presenti, è una regola di tutela, e si lascia il dojo come lo si è trovato, per cui se l'hai trovato senza computer, li rismonti e li rimetti a posto. Abbiamo unito a quelle che sono le conoscenze di cyber security degli elementi tradizionali. Sono andato avanti senza slide, va benissimo. Continuerò probabilmente ad andare avanti senza slide. Eccolo. Gli elementi tradizionali: onore, rispetto, disciplina, le pratiche di entrata e uscita dalla lezione e la gerarchia. Allora, l'onore e il rispetto, come vi ho detto, sono elementi tradizionali delle arti marziali, sono molto forti. La disciplina, set di regole, lasci il dojo come lo hai trovato, non attacchi perché tu sei una persona che ha un codice d'onore. Sono cose che servono moltissimo per formare la mente di un ragazzino. Hanno un grande impatto. La ripetizione, le pratiche di entrata e uscita, c'è il saluto all'entrata e all'uscita, si fa come in tutte le arti marziali. Praticamente tutte le arti marziali hanno nel saluto il significato più profondo di quello che si fa. Elementi di gestione dell'aggressione, ve lo spieghiamo poi meglio domani nei laboratori, e la gerarchia. Tutte le arti marziali, o quasi tutte, hanno le cinture. Ora, stai facendo un'arte marziale e vuoi non metterci la bianca e la nera. Noi non abbiamo le cinture, abbiamo dei bracciali, anche perché se stai seduto davanti al computer la cintura non la vedi. Inoltre questi bracciali sono i bracciali cobra, sono bracciali tipici del mondo del survival, sono fatti con cordino da paracadute, vero? Li fanno i ragazzi più grandi per i ragazzi più giovani. Allora dovevamo fare i livelli. Il primo bianco, l'ultimo nero. In mezzo che colori ci metti? Bianco arancione, arancione, bianco verde. Perché siamo dei nerd. E quindi abbiamo i colori del schema B, perché ci piaceva di più, anche se qualcuno ieri ci ha detto che invece avremmo dovuto cambiare schema. Questo ci lascia con un sacco di livelli, e la cosa interessante è che dal bracciale arancione in poi si è considerati maestri, e quindi i ragazzini entrano, che sono a livello 0, bianco. Appena hanno conseguito il primo livello, bianco-arancione, iniziano a insegnare ai ragazzi che sono bianchi quello che hanno imparato l'anno scorso. Quindi hanno la responsabilità, è la peer education, hanno la responsabilità di insegnare ciò che sanno intanto che imparano cose nuove. Che è una cosa pazzesca, perché la peer education è velocissima. Sti ragazzini si parlano in una lingua loro, per cui noi avevamo due argomenti per una lezione di un'ora e mezza. Dopo 20 minuti questi avevano finito, avevano capito tutto, tracciavano le mail, leggevano gli header come se niente fosse. Abbiamo dovuto inventarci una lezione. Noi diamo un'ora e mezza, loro tra di loro in 20 minuti avevano finito. È un elemento molto, molto importante la peer education, perché rafforza tra l'altro il rapporto tra ragazzi più grandi di cintura, di bracciale. Abbiamo avuto il caso di una 12enne che ha insegnato a una 25enne. Ed è stato bellissimo, perché lei era molto tranquilla, però sì, però sta 25enne, non capisce un cazzo, è lenta. Cioè, però è stato bellissimo, e la 12enne si è molto responsabilizzata in questo. Vi voglio raccontare un caso di successo, perché ora qua parliamo di tante cose, ma vi ho spiegato, facciamo le lezioni, raccontiamo questi casi. Cosa porta tutto questo? Febbraio-marzo, una nostra ragazzina, già bracciale bianco-arancione, quindi ha già fatto un anno di Zanshin Tech,
ha 14 anni, chiamiamola Beatrice, non è il suo nome, ora mi diranno che racconto sempre sto caso, ma è importante. Beatrice, 14 anni, è in casa, le squilla il cellulare, è una notifica di Facebook. Dall'altra parte c'è Fabio, 16 anni, carino. Fabio fa amicizia. E allora iniziano a chattare con la chat di Facebook. Lei 14, lui 16. Lui carino, ha un profilo con tutte le foto. Solo che Beatrice non è una ragazza qualunque. Una ragazzina qualunque se ne sarebbe stata. Avrebbe chattato, avrebbe fatto la scema con Fabio per un bel po' di mesi e poi chissà dove sarebbero andati a finire. Beatrice è stata addestrata per verificare ogni nuovo contatto che ha. E anche se Beatrice è un caso disperato, nel senso che alcuni educatori ci hanno detto cosa perdete tempo, perché quando è arrivata aveva un sacco di casini, non è un adolescente qualunque, è un adolescente straincasinata con problemi seri. I problemi che abbiamo normalmente di solito sono anoressia, autolesionismo, bulimia, cioè anche cose se crisi di panico, di deficit dell'attenzione, perché poi comunque gli adolescenti hanno dentro un sacco di demoni. Questa ragazzina l'abbiamo comunque addestrata bene. Allora, mentre chatta con Fabio, 16 anni, sa, applicando un sistema, un concetto delle arti marziali che vi facciamo vedere domani, che è se io mi sposto, anche il mio aggressore si sposta, perché mi segue, sa che deve verificarlo, allora gli dice perché non ci spostiamo su WhatsApp. Lo porta su WhatsApp. Da WhatsApp estrae il suo numero di cellulare e lo traccia. E scopre che Fabio, di 16 anni, in realtà si chiama Alessandro e ne ha 25. Ha un profilo da estremista nazista su Facebook, è di Novara, è iscritto a 5-6 siti di appuntamenti e siti un po' discutibili ed è un pedofilo che sta cercando di adescarla. Applica la fingendosi un sedicenne. Sì, fingendosi un sedicenne. Applica la regola del triangolo, che è una delle nostre tecniche di difesa più basilari, cioè chiama altre persone in modo da non essere sola, chiama me e chiama altre persone. Noi ci rimettiamo a tracciare questo tizio e verifichiamo che effettivamente sia Alessandro e non Fabio. Dopodiché lei scrive a Fabio, con cui continuava a chattare perché lo teneva a caldo, e gli scrive chiamandolo Alessandro, bestemmione, Alessandro, so chi sei, levati dal cazzo. Perché c'ha 14 anni, non è che ce n'ha, cioè, e quindi c'è andata piano. Alessandro risponde beccato, punto, e non si fa più vedere. Dopodiché sentiamo anche Rebus, perché voglio dire, cioè questo qua è un sedicenne, cioè un 25enne che si finge un sedicenne, parliamo un po' con lui, poi parlo con la ragazzina che non ha voglia di far vedere le chat, perché poi comunque, ve l'ho detto, è un po' incasinata, e poi ci rendiamo conto che tutta l'aggressione è durata 10 minuti. Cioè sto tizio non ha fatto in tempo a dire niente che possa incriminarlo. Lei è stata troppo brava. Segnaliamo il profilo a Facebook, che in 24 minuti lo chiude, dopodiché di Alessandro più nessuna traccia. Questo è successo perché Beatrice è riuscita a tracciare un numero di telefono, non perché gliel'abbiamo insegnato con un corso di informatica e si è andata a riguardare gli appunti, ma perché con la ripetizione, con le regole, col senso dell'onore e del rispetto, le abbiamo cambiato la testa e le abbiamo insegnato a farlo istintivamente, anche per strada, anche con uno smartphone. Immediatamente lei sa che se sente il contatto con qualcuno deve verificarlo e sa come fare. Abbiamo avuto tanti altri casi di successo di questo tipo, in cui alcuni ragazzi hanno anche difeso i loro compagni o hanno visto problemi nei loro compagni e quindi sono intervenuti per salvare o per evitare problemi ai loro amici e ai loro compagni. Non funziona solo per il cyberbullismo, non funziona solo per l'adescamento, funziona anche per gli adulti. Infatti da quest'anno poi apriamo anche dei corsi per adulti, per truffe online, che ci sono un sacco di gente che poi si fa fregare peggio che con i ragazzini, quindi insomma. E basta, questo è quello che facciamo. È un po' diverso da quello di cui si parla di solitamente ad ESC, mi rendo conto. Ci occupiamo più che altro di aggressioni fra persone invece che fra computer. Il nostro scopo è formare guerrieri digitali. Questo. Abbiamo sforato i 18 minuti. No, perché c'era un minuto di cuscino. Sì, ma è più di un minuto. Ah, ok. Sì. Però se ci sono domande, passo questo microfono che non credo stia funzionando. e chiedete pure. Sì, funziona, sì. Funziona. Ecco, è solo. Sì, sì. Domande? Non tutti insieme, però. Va bene. Vai. Vai. Sei al
volevo farvele dopo, magari con un attimo più di calma. Per poter aderire a Zanshin Tech e quindi esserne partecipi, sia eventualmente per aprire il dojo, magari sono cose che bene o male noi di per Mua che sappiamo già, ne abbiamo già parlato, ma magari poteva interessare a qualcuno, quindi faccio la domanda: per poter aprire il proprio dojo di Zanshin Tech, cosa c'è da fare? Allora, stiamo formando gente in tutta Italia perché ci chiamano un po' dappertutto. Per aprire un dojo bisogna seguire una formazione che è prettamente, diciamo, la maggior parte è online. Dopodiché ci sono degli incontri fisici in cui comunque dobbiamo vedere che non siete dei pazzi e che sappiate stare insieme a dei ragazzini a spiegargli le cose. Ovvio che chi ha un background da arte marziale forse è più facile, nel senso che uno che ha già la testa giusta gli spiego le cose tecniche, uno che ha tanta roba tecnica ma non ha la testa giusta bisogna spiegargli più a lungo quelli che sono i concetti base, proprio di trasformarlo in un maestro di arti marziali, ma si fa. Lo abbiamo fatto con Pavia, lo possiamo fare, lo stiamo facendo con tante altre persone, quindi è una formazione, c'è una quota annuale di 20 euro che tutti i praticanti di Zanshin Tech d'Italia pagano per essere iscritti al registro nazionale, dopodiché è semplicemente da seguire la formazione, e per aprire un dojo bisogna essere almeno in due, perché la quarta regola, che voi adesso non vedete, del dojo dice almeno due maestri e tre allievi presenti, se no non si fa lezione, perché non si rimane mai da soli con i ragazzini. E quindi c'è un numero minimo di persone per tutte la vostra e per tutte la loro. Se no, ci si può iscrivere come semplici praticanti, ma se poi non vai in un dojo non vai avanti, oppure si può supportare, nel senso che c'è una donazione. Abbiamo addirittura, nella scatola ce n'è uno, abbiamo addirittura un bracciale speciale che non è nell'elenco, che è per chi dona almeno 10 euro, tipo crowdfunding, abbiamo fatto il bracciale del supporter. Però se uno vuole partecipare, forse la cosa migliore è la formazione online, oppure i laboratori di domani e dopodomani, tanto comunque se volete sbirciare. Sì, domani e dopodomani vi facciamo fare quello che abbiamo fatto noi quando abbiamo creato lo Zanshin Tech, quindi non vi diciamo le tecniche che abbiamo trovato noi, vi raccontiamo un caso di adescamento e vi mettiamo davanti a uno strumento che vi permette di smontarlo e ci dite voi che tecnica avete trovato, dopodiché ne discutiamo. Stessa cosa la volta dopo col cyberbullismo, perché include anche alcune tecniche dell'adescamento, il cyberbullismo dentro c'ha tutto. Non li so, non so gli orari degli laboratori di domani. Grazie.